Bentornati in questo nuovo video, sono Dix. Oggi siamo ritornati su Clash Royale. Ma come avrete letto dal titolo, oggi non andremo a fare delle partite normali, ma andremo a provare le nuove carte. Bene sì, posso provare le nuove carte, sperando che la connessione regga, perché siamo su un server privato. Quindi tanti like, spero che vi piaccia, commentate. Ora speriamo che vada, se no sono cavolfiori amari. Capito? Ecco, matching fallito. No, non puoi fallirmi il matching. Sì, quando su server privati può darsi che ogni tanto dia problemi. No, ok, andiamo a provare sul campo di prova, purtroppo. Però comunque le proviamo. Vediamo un po' come funzionano queste carte leggendarie. Che carte? La cura, il pipistrello e la strega notturna. Bene, noi siamo a livello 6. Qua è una prova. Oggi sono un coglione perché ho scelto il mazzo appunto di... Sono un pirla, scusate, un attimo. No, non l'ho capito. No, non l'ho capito. Non me l'ha messa. E che cacchio. Allora, ho fatto un fail, un attimo. E sistemo tutto. Vai, mettiamo un così, dovrebbe andare bene. E metuma la cura. A posto il cavaliere. Allora, vediamo un po' prima cosa fanno le carte. Queste piccole creature volanti con grosse orecchie, per quanto grosse siano, però restano sempre sorde. Grazie. La strega notturna che mi ispira evoca dei pipistrelli per fare il lavoro sporco. Quindi evoca dei pipistrelli, la cura curisce, guarisce. Vediamo un po' se parte il matchmaking. Dai che forse parte il matchmaking. Dai, dai, almeno un paio di partite per provarle. Non dico tanto, un paio di partite. Matchmaking fallito. Dimmi che vai, dai, dai. No, non va. E andiamo a provarlo sul campo di prova. Cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Campo di prova, almeno. Possiamo partire con la strega. Allora, buona fortuna. Proviamo almeno sul campo di prova, anche se non si possono fare le partite. Ah, evoca dei due pipistrellini solo. Beh, però ne evoca. Evoca i pipistrellini. Allora, se... Allora, evoca la fornace. Però fa un patello e mezzo di danno. Ci sta. Questa qua è la regina... Cos'è? Questa qua è la strega notturna, anche quella lì. Fa un patello e mezzo di danno. Buono, buono, buono. Ha curato anche lui. Noi andiamo con il boia. Boia, che dolor. E quello lì è un problema. Come io tiriamo giù? Però con... come si chiama? Col boia vanno giù velocemente, Allora, dai, non fare scherzi. Allora, evoca... Evoca la strega notturna. Dimmi che reggi. Che però fa un botto di danno. Beh, a parte che c'ho l'avversario basso. Vai e vai. Dovrebbe andare, dimmi... Ok. Ma quando esplose lancia i pipistrellini? No, penso di sì. Comunque, direi... Minchia, ci sta, Le ho provate tutte. Ma... Devo provare ancora la cura. Devo provare ancora la cura. Ecco, vai adesso. Curiscimi i miei barbari. Si dice curiscimi. Minchia, si... Ci sta, però. Oddio, però... Quei pipistrelli fanno un patello di danno. Ci stanno troppo. Però ci... Dai, buono. La cura fa un... Ci sta, la cura ci sta un patello. Vediamo un po' quando... Vabbè. Pipistrellini fanno poca roba. Però ci sta. Allora, vai di nuovo con i pipistrellini. La strega notturna è tanta roba. Tanta roba la strega notturna. Muoiono subito. Però se arrivano in base fanno un pa... Tipo tolgono 40. Vai con un bel boia. La strega notturna col boia dura poco. Dura poco. Vai con la strega notturna attaccata direttamente al culetten. No, però vedi. Ci sta, non è male, però. Non è male, non è male. Vai con una bella cura per curarli. Minchia se ci sta la cura. Ottimo lavoro. Non è male, sta stregata notturna. Non è male, non è per niente male. Buono, buono, buono. Ma
parte che da quando è che ti danno le tre corone quando fai baule della... cioè ti fai le partite così a babbo. Riproviamo a fare un attimo una partita normale, vedere se ce la dà. Se ci dà una, se ci riesce a fare una partita normale. No, niente partita normale. E vabbè, apriamo questi bauli allora, tanto. Vediamo un po' cosa ci danno questi bauli, spacchettamento epico. Un minatore che non me ne serve a niente perché non lo uso il minatore. Vediamo un po', non va. Devono ancora aggiustare il matchmaking. Quindi, funzionamento di queste carte qui l'avete visto, non è per niente male. La strega fa un patello di danno. La cura rigenera, sì che c'ho a livello 7 ma rigenera un patello e mezzo. Rigenera qualsiasi cosa. Non è male, se volete che poi, sempre sul server privato, ci sia magari, si sistemano il matchmaking, provo a fare delle partite contro degli avversari decenti, ditemelo. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso un bel polliciotto in su, un bel commentino qua sotto nei commenti per farmi sapere la vostra. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, non perdete i prossimi video, da Dix è tutto, ciao a tutti!